Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per Manchester United Everton e per la prima volta dopo veramente tantissimo tempo sto registrando la intro qualche minuto prima dell'inizio della partita, così che non ci abbiamo più problemi se dovessimo noi segnare o segnare l'Everton nei primissimi secondi della partita. Io prima di iniziare vi invito ovviamente ad iscrivervi, ma soprattutto a lasciare like a questo video. Fatelo, supportatemi ragazzi, così che mi potete aiutare a far crescere questo canale. La formazione ragazzi è quella solita, perché Ruben Amorim ha riproposto il 3-4-3 con ovviamente qualche piccolo cambio. Vediamo Kobbie Maino a centrocampo, rivediamo Diallo esterno a destra e Dalot esterno a sinistra. Davanti ritorna Rashford titolare e ritorna anche Zirkzee titolare, perché oggi l'attaccante olandese sarà il titolare. Non sono d'accordo con questa scelta, perché io avrei fatto giocare Højlund, perché gli attaccanti quando segnano vanno messi titolari, non vanno levati per far continuare il loro rendimento. Però Ruben Amorim ha scelto così, io accetto queste decisioni. Restanti ragazzi sono i soliti, la difesa è la solita. Ok, allora il telefono ce l'ho qua per i minutaggi. Siamo partiti ragazzi, siamo partiti. Manchester United Everton, si parte all'Old Trafford, la prossima in casa dell'Arsenal, quindi bello, mi è piaciuto sto passaggio da lui, mi è piaciuto, bravo, mamma mia Brent White, quanto ti amo, quanto sei bello. Ancora Casemiro, leggero ritardo, palla giocabile per Kobbie Maino, prova lui Maino, no, bravo Kobbie, de cattiveria Kobbie, palla leggermente arretrata per l'ex Bologna. Prove tecniche di... Ma che cazzo fa Lisandro? Ma che cazzo fa Lisandro? Cosa cazzo fa Lisandro? Lisandro! Oh, Leuco, dai, salutro, via! Cercato da Lo. Mi ha fatto a fare un passaggio fatto bene. No, da Lo. Mamma mia, Brett White, ragazzi, quanto è forte. Ma da Lo, sempre coi tempi sbagliati. Appoggia sempre male il pallone. Lì bastava appoggiarlo bene. Bene bastava. Mamma mia, sbaglia sempre. Oggi al Palace, Zirkzee. C'entra la palla larga per Diallo. Ma che palla vi ha dato Zirkzee? Ma che palla vi ha dato Zirkzee? Amad, ma come hai fatto a magnatela? Destro di Bruno Fernandes, Rashford. Vai! 1-0! Dai! Bello sto schema! E qui c'è da fare i complimenti a Inos, che all'interno dello staff ha messo gente che lavora sui calci piazzati. Finalmente! 1-0, Namo! Ma basta Rashford! Ma perché quel passaggio lì? Oh, ma stavi libero! Oh, sto provocando di più che lo stai chi. Bravo Matt! Bruno Fernandes, altruista per Zirkzee! Dai! Joshua! Quanto sono contento per il capellone! Bravo Joshua! Bello il recupero da Mad! Bella la pressione da Mad! Bello il passaggio di Bruno! E sono contento per Joshua! Ne avevi veramente bisogno! Bravo! Finisce qua il primo tempo, ragazzi. C'è poco da dire. Non abbiamo giocato benissimo, però comunque sì, abbiamo costruito e finalmente abbiamo finalizzato. Mi dispiace tanto per Brent White, che ha commesso due errori, però dai, dobbiamo continuare così. Ripeto, la differenza reti è importante anche per un discorso psicologico, quindi bisogna continuare ad attaccare e bisogna continuare a segnare, perché la nostra differenza reti è imbarazzante. È iniziato il secondo tempo e ce lo godiamo insieme subito con Amad Diallo che parte.
Palla per lui. Vai! 3-0! 3-0! Namo! Supera di i gol fatti da Eden Hazard. Capite? Capite? Capite perché mi incazzo con sto ragazzo? Lo capite? Lo capite? Ha superato i gol di Hazard. Marcus Rashford con non so, non tanti minuti di differenza tra Rashford e Hazard, i minuti giocati in Premier League, non so tanti di differenza. Ha superato i gol di Hazard, che Hazard nel calcio è reputato un fenomeno. Pensate, ecco il motivo per cui mi incazzo con Rashford, perché Rashford potrebbe fare molto di più. Bello, Menò ha fatto una stronzata, salterà la partita contro l'Arsenal. Io porco dingi, guarda, non capisco. Non l'avrei fatto giocare oggi, sinceramente. Non l'avrei fatto giocare. Si vede che sta fuso. Salta pure Lisandro la partita con l'Arsenal. No, non ci posso credere, ragazzi. In 5 minuti abbiamo rovinato tutto. Mamma mia, Diallo! Scatenato Diallo al centro, Zirze. La palla per lui. Zirze di prima. Doppietta! Joshua Zirze! Non sono d'accordo con questa scelta, perché io avrei fatto giocare Højlund per... Bravo! Bravo! Bravo Diallo! Mamma mia Diallo, che cattiveria ragazzi! Che cattiveria Diallo! Che cattiveria Diallo! Esce Bruno, vedete? Questo significa saper gestire la panchina. Esce Bruno per farlo riposare ed entra Garnaccio. Da quanto tempo non vedevamo Bruno uscire? Esce pure Casemiro per Ugarte. Va bene, va bene, va bene, va bene. Bisogna continuare ad attaccare però. Bisogna continuare ad attaccare. Si allaccia con Ugarte, ottiene un calcio di punizione, lo batte rapidamente. Apre per Patterson. Harrison pronto ad attaccare il primo palo, preferito McNeil. Costretto a ricominciare. Ancora Patterson, Calvert-Lewin in tuffo. Che cazzo ha preso Nana? Un segnale di vita nel finale. Non c'ha senso quel portiere, Non c'ha veramente senso, ragazzi. Secondo tempo Paco, non è successo praticamente niente. Arriva Calvert-Lewin, stava per segnare e Onana gliela para. Finisce qua, vinciamo 4-0. Io ragazzi nel secondo tempo non vi ho fatto vedere nulla, perché non è praticamente successo niente a parte il gol nostro. Everton che ha cercato di arroccarsi per evitare di prenderne di più, perché rischiava veramente sta partita di finire 6-0. C'era un rigore che non ci hanno fischiato, non capisco perché non l'hanno fischiato, poteva far segnare tripletta a Rashford, ma quello non è successo, non è importante, abbiamo vinto. Niente ragazzi, io già avrò detto tutto nel post partita, vi ringrazio per la visione e ci vediamo mercoledì contro l'Arsenal, anzi ci vediamo domani per le pagelle, sì, ciao a tutti.